Ok. Com'era l'attacco del discorso mio? Non da incominciare dove... con allora che butta male. Da dove è partito? Il discorso tuo che era partito in macchina, che tu avevi detto che avevi l'impressione di questi ultimi mesi. Esattamente, in questi ultimi mesi cosa hai notato tu nei telegiornali? Questa estrema omologazione nel modo che di c'è sempre di porre gli argomenti, stata, sì. Nel modo di descrivere, perché di sono portare le notizie. Attento che a questo punto di vista l'omologazione non è soltanto una direttiva del editore, un padrone che c'è dietro che governa tutto. L'omologazione, questa è una cosa ancora più grave, è mentale delle persone che stanno lì, sono selezionati veramente. Proprio perché sì. Omologati. Cioè. No, ma quando una fonte informativa o una informazione in generale diventa acquisita dalla platea diciamo generale, diventa un modo di ragionare collettivo. E diventa una formula, diciamo una forma mentis collettiva. Ma esiste, capito? E quindi è un'omologazione anche standardizzata, non intenzionale, ma inconsapevole. Comunque non è una novità. Nelle chiese vanno questi fedeli, il prete fa lo sproloquio, non c'è un fedele che dice scusi, lei posso detto dire una cosa? Detto una cazzata. Lui è mai riuscito. Mangiali tutti. Mangiali no, tutti. Non è che se uno obiettasse lo cacciano via, nessuno, come poteva venire nel Medioevo. Ma proprio non dice un cazzo nessuno. Ecco, Enrico è interessato a questo importantissimo libro, che è una raccolta molto intelligente, e la storia è molto lunga. Però io vorrei partire. Lulu, basta. Vorrei partire Lulu. Da prima. Allora. Come qualcuno di voi forse avrà visto, io già tre o quattro volte ho fatto dei video. Ernesto, avanti! Da questo, mangialo! Da questo bellissimo libro di Umberto Eco. Umberto Eco è l'uomo più idoneo per cogliere gli aspetti, trovati una serie, gli aspetti comunicazionali dell'umorismo. E perché? Perché Eco, che non è un fesso, come abbiamo detto, e capisce come attraverso la via dell'umorismo passa nella sostanza un discorso comunicazionale molto importante. No, ma perché è così? Perché uno parla tra i cani, le bestie, cioè, ma scusa, è vero, si parlano. È il mito di Gesù Cristo, scusami, è il vero. Mito di Gesù Cristo. È in mezzo alla folla. Andava in mezzo alla folla a parlare, cani, certo, gatti, certo, cani che folla, gli abbaiavano, che pisciavano sulle gambe. Non lo dicono, ma si immagina, ma si intuisce. Ma questo è messo. Dove vai? No, Marchesi, no, guarda, adesso ti spiego. Questa è un'opera dove... Eco commenta dal punto di vista comunicazionale un paio di umoristi. Marchesi qui non c'è. Lui prende in esame Achille Campanile. Ma Concetto Marchesi, Marchesi, detto anche Marchesi e Metz, sono stati eccezionali. L'Italia ha avuto una profluvia veramente interessante di umoristi che probabilmente nascono da un'antica tradizione di dover pigliare a ridere tutto, cioè lo sberleffo arlecchinesco, immagino, no? Carnascialesco. Non potendo Lulu. Esporsi troppo, no? Lulu! Cioè, arrivava la mannaia del prete, no? Allora, detto questo, io vorrei intanto leggere due pezzetti come esempio di comunicazione. Buonasera, e poi, in un secondo tempo, procedere a un'analisi. Si comprende meglio la natura del comico campanigliano, no? Achille Campanile, solo oggi, vedi, giustamente lui dice solo oggi, alla luce di tanti studi di pragmatica della comunicazione, come una strategia fondata sull'implicito che richiede la mutua cooperazione dei parlanti, e su questo aspetto si era diffusa una mia allieva, Carla Paletta, nel suo saggio Parte di una tesi più ampia su Campanile. Ma cos'è questo topic?
verso settembre 1982. Gli studiosi di pragmatica danno come esempio di mancata cooperazione di fronte a una richiesta implicita il dialogo. Salora, sì. Risposta è sì. La risposta è giusta. Ma la domanda implicava invece che uno gli desse esattamente qual è l'ora avendo guardato l'orologio. Questo è il taglio della comunicazione, importantissima in questo studio, perché se noi parliamo della comunicazione televisiva, dobbiamo prendere atto di queste cose. Anche perché il vero esempio, tipico esempio, è Renzi. Questo è quello che io voglio sostenere. Renzi è l'esempio di una schizofrenia comunicazionale, per cui questo burattino che si agita freneticamente sulla televisione, si agita, parla e conclude un cazzo. Come quella frase bellissima, dice io ci metto la faccia, sì, e giustamente Grillo gli ha risposto sì, e gli italiani ci mettono il culo, perché è l'unica cosa che tu puoi dire quando tu ci metti la faccia, ma vaffanculo, gli dici no, allora. Questa pragmatica della comunicazione la dobbiamo assolutamente riferire anche ad altre cose. Allora, in Se la luna mi porta fortuna, romanzo più felice di Achille Campanile, Raggio di Sole, preso dall'idea del suicidio, esce deciso a mangiarsi in un sol giorno tutto il suo patrimonio. Per attuare questo proposito, che avrebbe spaventato Pierpont Morgan, comperò un panino e, deponendo tutto il proprio avere nelle mani di un salumiere, gli disse di dargli tutto quello che poteva. Vedete come l'impostazione drammatica sia poi un'impostazione del cazzo, è lo stesso discorso di Renzi quando ieri a televisione dice ma 80 euro, dice ma intanto è questo, ma pulisciti il culo stronzo, ma che cacchio vuoi, a chi ne dai 80 euro, imbecille, che poi sono 50 euro che poi vengono tolti a cose molto più interessanti. Allora, avute quattro fette di salame, si ricò ai giardini pubblici. Perché dovremmo ridere? Si chiede Umberto Eco. Forse che quelle poche lire non erano davvero tutto il patrimonio dell'aspirante suicida? E forse perché mangiarsi il patrimonio si usa solo per chi di soldi ne ha molti? Ma qui siamo al paradosso del sorite. Quando è che un cumulo di grano cessa di essere un cumulo? Quando ne tolgo un chicco? Certo no, due neppure. Qual è il chicco oltre il quale il cumulo non è più un cumulo? Stiamo ancora parlando di pure quantità o sfioriamo da un lato l'insiemistica e dall'altro la dialettica platonica dell'uno e dei molti? Può, ci costringerà a chiederci altrove Campanile, esiste un globetrotter che non ha mai percorso un chilometro e che pure si definisce globetrotter visto che si accinge professionalmente a fare il giro del mondo a piedi? Questo è il punto essenziale. È un conflitto logico. Allora, siccome quello che a noi ci interessa è descrivere il governo Renzi, perché il governo Renzi è il colmo, è l'apoteosi, della... Sì, è l'apoteosi. Guarda, no, è vero. Dopo il governo Renzi c'è il nulla. Il governo Renzi non è in base a un pubaro fortissimo. Ah? Il signor De Benedetti e il signor sì, ma questi sono in retroscena, no, ma tu devi vedere anche la facciata. No, la facciata è quella. Quando io dico quando io dico che preferirei Papa Francesco che appare vestito da Arlecchino, io dico che la cosa più naturale che ci possa essere il vestito per Papa Francesco, non è quello bianco, ma quello di Arlecchino. Notizia di ieri, ma te la ricordi la canzone? La Chiesa argentina è stata condannata per partecipazione a eccidio e a... E chi c'era? E c'era il suicidio? C'era Arlecchino. Indovina un po'. Arlecchino serve di 100 padroni. Quando che muore un prete, piangono le puttane, sì. Suonano le campane, è morto un protettore. Per me è valido. Altro che. È sempre valido. Allora, fa eco a questi concetti importantissimi
di Umberto Eco sull'analisi comportamentale che va presa come riferimento dei romanzi di Achille Campanile, leggiamo alcune considerazioni del grande Pettigrini, che voi sapete per me è come il Vangelo. Pettigrini è il massimo. Noi italiani e latini in genere abbiamo una certa tendenza a essere faceti, e quando siamo scrittori o giornalisti o artisti o altri marchand d'esprit, crediamo che la nostra fama, che la nostra forma mentale si accordi automaticamente con il nostro prossimo. Grave errore. Il nostro prossimo in genere capisce solamente le frasi composte da soggetto, vero, verbo e predicato. Vero. Guarda, l'ho dovuto constatare anche stamattina parlando con uno in culo decentra, che c'è testa no proprio. Ma guarda caso, e c'era il signor Platone che faceva tre categorie. Alza più le voci se non ti senti. Alza di più la voce. La macchina. Pare facile. Vabbè. C'era il signor Platone che faceva tre categorie. Uno qualunque, su. Sì. Un primo minchione della storia. Un Renzi. Sì, un Renzi. Che diceva che c'erano uomini di bronzo che dovevano coltivare, uomini di ferro che dovevano fare la guerra e uomini d'oro che dovevano guadagnare. Cioè, comandare. Governare. Io a queste categorie metterei anche quelli di plastica. Certo. E di legno. Esattamente. Che culo gli c'entra in testa. Ma poi soprattutto testa di legno. Sì. Il culo gli c'entra in testa, no, esatto. Testa di legno che anche se lo sbatti svariate volte si abbozza, ma non si rompe. Esattamente. Testa di moro. Allora andiamo avanti. Bisogna parlargli così: il cane ama il padrone, il prezzo della birra è aumentato, esci col paracqua. La frase non uscire senza il paracqua è troppo complicata per certa gente, ed è vero, è vero. Per cui queste persone non riescono a capire più nemmeno quello che avevi detto tu, no? Relativo al surrealismo. Per capire il surrealismo bisogna essere veramente dei grandi raffinati. Dica. Signor Giusti, Basvigliana, 1790, non 89, l'anno dopo, lui era parte del... Simone de Saint-Giusti, dici te. No, Giusti, il Giusti. Il Giusti. Il poeta Giusti. Romano, che prima è stato favorevole al Papa, poi dopo ha cambiato. Però quando era favorevole al Papa, nella Basvigliana, che è la celebrazione di De Basville, che è praticamente uno dei nobili morto in difesa del re, di quel coglione di Luigi. Luigino se la tutta, praticamente fa una considerazione giustissima. Il popolo è bue e va guidato col bastone. È naturale. Andiamo, è così, il discorso è questo. Lulu. Solo che oggi, mentre prima arrivava quello che ti tortolava, e viva Dio, ti tortolava tutti i siti e buoni, adesso ti pigliano per il culo attraverso la televisione e te ci mettono della gente come Renzi. Andiamo avanti. Renzi, allora, e noi crediamo sempre. Noi crediamo sempre. Prima di avere a che fare con individui come Guglielmo Giannini, eccolo qua. Sì. Il fondatore dell'uomo qualunque, Guasta, il grande Guasta, il direttore del Travaso. Ci dici che cosa ne pensi dell'uomo qualunque? E poi ci arriviamo. Adesso ci arriviamo, ecco, ci arriviamo, è qui. Che non è proprio. No, e non è quello che ci hanno raccontato. Nino Bruschini, Nino Nutrizio, Vittorio Guerriero, Curzio Malaparte. Cioè con spiriti eletti ai quali l'abitudine all'allusione, all'allegoria, alla satira, allo sfottò conferì una ricettività particolare alla sfumatura. Ti posso chiedere un'altra cosa? E di Adriano Olivetti? Beh, che ne pensi? Ma tu guarda, tanta noi stiamo roba. Parlando qui. Tanta roba? Noi stiamo registrando qua, Tanta roba. Finalmente l'hanno detto che Adriano Olivieri ha detto anche in televisione è stato assassinato. Sì. È già tanto. Un conto è il signor De Benedetti,
che ha usurpato un ruolo che era antagonista, ne avevamo parlato in macchina del ruolo del signor De Benedetti. Aspetta, il signor Olivetti, Adriano, il signore vero Adriano Olivetti fa un programma di lavoro che è molto simile alla vostra proposta economica? No. È naturale, hai ragione. Ma fammi parlare di questa cosa, ci arriviamo, che stiamo facendo delle registrazioni qui. Sì, lo so. Aspetta. Era tanto che non. Ma la stessa facezia che ti puoi permettere con Renato Taddei, Gianni Finlandia, Alberto Cavaliere, Ferrante Alvaro de Torres, Leo Longanesi, Angelo Frattini, può offendere il burocrate incattorzolito nelle pratiche da evadere e da archiviare. Ti raccomando quindi di studiare il tuo uomo prima di usare la tavolozza alla Van Gogh del tuo linguaggio. Una frase indovinata può farti cadere fra le braccia una pittrice esistenzialista che ne ha capito lo humor. Questa vitamina Y della nostra nutrizione intellettuale, ma può scatenarti dei guai per parte di una allieva levatrice discesa da uno di quei comuni di montagna dove la gente non ride mai. Lo spirito è apprezzato da una minoranza. Tutti gli altri sono rimasti al roba da chiodi, al cosas de pazos, che costituiscono la saggezza di ciò che si suol chiamare la parte sana della nazione. E questo spiega esattamente il sistema televisivo che porta sulla piazza, che porta, no, parte il cure, ma quelle sono oneste, Curi e Tetti e finisce lì. Invece esatto, Matteo Renzi, c'è questo Matteo Renzi che viene preso sul serio da tutti, Presidente Renzi, incredibile da non crederci. Allora, io potrei capire uno che prende sul serio uno che ti arriva con delle bastonate accompagnato da una compagnia di corazzieri, quello che te pare. Posso dire ma una questo cosa? Buffone qui proprio no, ma già cosa? Monti era un abisso, un abisso enormemente, ma infatti la degradazione non c'è limite alla degradazione. Monti, signor Bilderberg, insieme alla Bonino e insieme a Pirletta, è un'associazione nata nel 54 per combattere il comunismo. Ora non abbiamo più problemi di comunismo, sembrerebbe. No. Che cazzarola c'è sta non a fare? Non c'è mai stato un problema di sì, comunismo. Ma a parte le visioni... Quando mai ha fatto opposizione al comunismo? Ma a parte le visioni stupide di parte che c'erano. Adesso quella controparte non c'è più. Che ci stanno a fare questi... Sarebbe da chiederlo. Tanto ormai è una buffonata generale. Trova questa consecuzione. Signor Sassoon, socio fondatore della Casaleggio SPA. I Sassoon hanno fatto i soldi con l'argento dopo la crisi del 29, ok? Anche prima, anche molto prima. Sì, avevano iniziato appena dopo la guerra. Poi là hanno fatto hanno fatto il botto sotto Palmerston. Come i soldi il li fanno Rothschild. Scudo rosso. Sì, esatto. Praticamente che non è fondatore insieme a Rockefeller di Bilderberg, e il signor Grillo voleva prima essere contro l'euro, giusto? È stato allievo da Auriti per 4 anni. Mo, si vede che qualcuno allievo, non è che stava lì, facevano degli incontri, facevano delle lezioni, non è che era allievo all'università. E io mi ricordo. Allievo funzionale. No, ti ricordi? No, non era neanche funzionale perché con la scarica. Non era allievo. Capito, nel senso, capito. Lui sicuramente a Auriti non era. Consapevolmente allievo lui ha provato a usarlo. Che ti ho detto? Ora il signor Grillo vuole referendum sull'euro, ma come prima di contro? Io mi ricordo quando faceva i primi spettacoli dopo che l'avevano cacciato dalla Rai. Io, Giorgio, te l'ho detto più volte,
ho votato solamente Cicciolina e Mona Pozzi, due puttane dentro un casino. Sane. Tu sapevi benissimo chi erano, certo, perché andavi dal giornalaio e sapevi tutto. Certo. Contro quelli che stavano contro, che erano il signor Andreotti, il signor Craxi, Forlani e gentaccia del genere. Io non ho mai votato neanche quello. No, devo dire no. 2013 ho votato. Andiamo avanti su questo discorso. Andiamo avanti su questo discorso che è molto importante. Allora, seguiamo dopo. Noi abbiamo parlato di renzismi e vediamo qui che cosa è previsto in quello che scrive il grande Pitigrillo. Una vecchia signora caritatevole, dopo aver compiuto come tutti i pomeriggi alla solita ora il suo atto di munificenza, guardò meglio il suo povero. L'angolo della strada era lo stesso. Il cartello di ferro smaltato che gli pendeva dal collo con la parola cieco, in caratteri romani, era il medesimo. Ma il cieco era diverso dal solito, tanto diverso che leggeva il giornale. «Ma come?» esclamò la sana signora, martellando il marciapiede con un colpo secco del parasolino. «Siete cieco e leggete il giornale?» Il cieco levò lentamente lo sguardo verso di lei e gli spiegò: «Signora, il cieco non sono io. Lo sostituisco. No, sì, è un mio amico e lo sostituisco per oggi affinché nessun concorrente sleale usurpi il suo posto». Mettiamo il posto. Concorrenza commerciale. «Ma tutti gli incassi io li venso a lui, trattenendomi la percentuale convenuta». La signora, rassicurata appena per metà, domandò: «E il vero cieco dov'è?» E dice: «È andato al cinema!» Troppo bello. Ma questo è un razzismo. Troppo bello. Questo è Renzi. È vero. Questo è proprio Renzi. Dice: «Ma i soldi?» Dice: «Che cosa? Ma dice, li troveremo, dice, 80 euro, ma che cazzo ci faccio? Tira. 80 euro? Non ci può provare una pizza, una patata. Ma che cavolo fate raccontando? Ti do 80 euro, ma dalli a tua madre, no? Lulu! Allora, Lulu, per vedere come certi comportamenti sono standardizzati, basta. Noi abbiamo qui una vignetta molto bella dell'uomo qualunque. È una vignetta che facciamo vedere così, poi io leggo le battute, no? Allora, si vede l'uomo normale che dice: «Guarda, la mia opinione è che...» E l'altro dice: «Tu sei fascista». Allora: «No, scusa, non sono fascista, penso che tu sei fascista». «Ma no, lasciami dire, io credo che tu sei fascista». Allora quello piglia una goglia da una scarica di legnate, dice: Speriamo che abbia capito che non sono fascista. È una contraddizione fra azione e semantica. Questa, la logica è molto chiara. Chiarezza, però questo crea questa situazione in cui la gente viene informata che viene messa in atto un'azione in suo favore, mentre in realtà si fa tutto, guarda per esempio i provvedimenti della liberalizzazione dell'Enel. Sì, mica li fa, cioè loro no, fanno i provvedimenti, ma poi le norme di liberalizzazione. No, ma devi tornare al discorso che ho fatto io, cioè, ma come vengono poi presentati nei vari giudiziari? Sì. Vengono presentati come una cosa positiva, caspita, ottima, eccellente. Siamo riusciti a rivalutare, siamo riusciti a. Siamo riusciti a vendere, capito? Posso farvi una domanda? Sì. Ma quanto era fascista Mussolini? Poco, disgraziatamente, zero. Molto poco. E il vero fascismo era il sansepolcrismo. Allora, senti, adesso leggiamo... Il sansepolcro, i 20 punti, sì, l'avrei approvato. Leggiamo questa cosa, piuttosto importante, e poi dopo, che è un condizionamento che spiega come nel 1945 un grande critico della società italiana aveva già detto tutto, e lo diceva contemporaneamente a Pitigrilli, perché Pitigrilli scriveva più o meno alla stessa epoca.
L'ira di Giannini era provocata dalla constatazione che le critiche che gli venivano lanciate dai partiti concorrenti stavano trovando vasta eco negli stessi ambienti qualunquisti, al vertice come alla base. È lo stesso discorso di oggi. Tu basta che incominci a dettare, a diffamare e tutti i coglioni che gli vanno dietro. Non c'è speranza. Non c'è speranza. Da tempo gli venivano segnalate insofferenze, malumori, tentativi scissionistici. In essi voleva scorgere soltanto rivalità e ambizioni di piccoli uomini e manovre sabotatrici di democristiani, monarchici, neofascisti, ma anche se tali componenti non erano estranei a quegli episodi, esse erano alimentate soprattutto dai dissensi ideologici. Ideologico abbiamo accennato, cioè quello era un movimento che era nato dal genio di Giannini, che era un movimento di grande, colossale critica della società italiana. Un parlamento ha dovuto assimilare e portarsi al Parlamento tutte queste persone che poi, no, invidiosi, e tiravano fuori ideologie contrarie e tutto il resto, no? La stessa cosa sta accadendo adesso con Grillo, che però è viceversa rispetto a Giannini. Giannini era autentico, non era manovrato da nessuno, invece esatto. Grillo comunque non riesce a gestire neanche Grillo il suo apparato non rodato, perché esatto. è appena cresciuto, ma per fortuna che in questo marasma c'è la possibilità di interloquire con qualcuno che può avere delle idee da spartire con noi. E non era soltanto questione di antimonarchismo o di antinostalgismo che indisponeva, tutto sommato, a settori marginali del qualunquismo, giacché legittimisti e neofascisti avevano ormai i loro partiti cui affidare la difesa delle proprie velleità. Quella che era in crisi, che cominciava a dubitare della bontà della propria scelta elettorale, era proprio la maggioranza di buon senso, buon cuore e buona fede che costituiva la reale base del fronte, non più fascista ma ancora sensibile a certi valori moderati, come il patriottismo, facilmente sconfinabile, specie a livello emotivo, in un più o meno accentuato nazionalismo, e perciò contrariata dalle boutade antinazionalistiche del commediografo e da certe sue tesi, come l'unione doganale con la Jugoslavia, vedi quant'era indicativo e predittivo, l'unione doganale con la Jugoslavia nel 1945 avrebbe portato una marea di soldi e delle risposte geopolitiche importantissime all'Italia. Siccome però la Jugoslavia era gestita da un notorio assassino, esatto, giustamente le persone che erano state veramente colpite e pesantemente da questa cosa e si ribellavano, però un accordo doganale con la Jugoslavia avrebbe di sicuro creato dei grossi problemi al mondo dell'URSS e avrebbe fatto agli atlantisti, avrebbe fatto ritornare in Dalmazia i dalmati e Giuliano Dalmati, esatto. Questa è la faccenda, capito? Allora, e in un momento in cui il problema di Trieste galvanizzava la passione, appassionato interesse del sentimento nazionale italiano e sconvolta dalle proposte di collaborazione rivolte dal fondatore a Togliatti. Il qualunquismo andava perdendo molto del suo fascino iniziale. Il ricordo di unico e coraggioso oppositore al bolscevismo dilagante si sbiadiva in una realtà in cui la DC andava facendo suo tale ruolo, mentre Giannini sembrava tradirlo. Queste sono le linee, no? Le linee sociologiche in cui si muovono i partiti. Tu non sai mai esattamente come stanno le cose, perché poi quello che mettono in moto è la calunnia, i piccoli personalismi, le invidie, le ideologie. Guarda, tutto il resto. Oggi ho letto sul rete un bellissimo aforisma, e cioè non un aforisma ma una riflessione, e cioè: tu hai mai visto un ristorante o una pizzeria che fa affari e si sviluppa andando dichiarando che i suoi concorrenti vendono pizze fatte con la merda? Beh, o invece fanno successo perché fanno della buona pizza? Siamo i migliori. Certo. Bisogna fare la buona pizza, noi dobbiamo fare la buona pizza. Non dobbiamo andare in giro solo a dichiarare quanto sono infami questi delinquenti con cui noi abbiamo a che fare. Dobbiamo incominciare a proporre soluzioni coerenti, proposte solide,
concrete, logiche e soprattutto sostenibili, richiamare alla logica, cioè far pensare, far ragionare. Lulu, io con questo concluderei, perché questa qui, l'ultima frase che leggerò adesso, è indicativa comunque di un ambiente che regola le cose in Italia tutt'oggi. Ad esempio, i salotti di queste damazze, no, che tutti lì a sgomitare per poter essere presenti in questi salotti, fin dai tempi, no, del Partito Comunista che voleva gestire, no, la cultura, no, tutti lì in questi salotti delle damazze. I salotti di OGD non hanno nulla della nobiltà di quei tempi. Si parlava dei salotti, dei grandi salotti che diedero la vita no, all'illuminismo. Non sono più crogioli della raffinatezza e del tatto, oggi sono un emporium di vanità irraggiungibili. In un vassoio si ostentano alcuni biglietti di visita di uomini politici caduti, si mette in vista il libro di versi che non si è letto, il catalogo delle auto che non si avranno mai, uno scampolo di damasco che copre un baule sul quale alla sera si mette a dormire la serva, uno spartito di Gershwin riduzione per pianoforte, per quel pianoforte al quale di mese in mese si promette una visita dell'accordatore, a un chiodo pende l'annuario di un famoso reggimento di cavalleria e il termometro denuncia che nonostante il soccorso di una stufetta a petrolio non si arriva ai 16 gradi in inverno. In questo ambiente si intrecciano calunnie e diffamazioni, insinuazioni e sottintesi, reticenza e intrighi, si cerca di mandare a monte, cazzo, e quello, si cerca di mandare a monte fidanzamenti e di demolire reputazioni, di insinuare dubbi sulla legittimità dei figli, sulla costanza dei mariti, sugli antecedenti delle signorine, sull'autenticità di un gioiello, sulla genesi di una pelliccia. Si dicono anche delle sciocchezze sull'ultimo libro e questo si chiama fare della letteratura, o si esclama così è la vita e questo lo chiamano fare della filosofia. Quando poi in casa c'è una ragazza che ha studiato, il salotto diventa impraticabile, poiché o è una sciocca e allora il salotto è traboccante di lei, o è intelligente e lei si guarda bene dal metterci piede. E in questo caso al posto sbagliato, devi metterla qua dietro. Aspetta, forse ho messo la mia. E in questo caso rimane il salotto con la madre, la nonna, la zia e con le stupidaggini che sono le madri, le nonne e le zie di una ragazza che ha fatto gli studi. La crisi degli alloggi distruggerà il salotto, il cosiddetto living, che lo sta eliminando, prova che le cose e la loro naturale evoluzione hanno più intelligenza che gli uomini. E questo mi sembra che sia una descrizione definitiva e finale di quello che è la realtà che noi dobbiamo prendere in considerazione. Questa è la realtà. È chiaro? Questa è la faccenda. Io ho letto alcuni punti essenziali. Giorgio, chiudo? Direi di sì. Ma comunque parliamo della stupidità. La parola, parola del money pocket, questa cosa del money pocket. Sai che cos'è il money pocket? Cos'è? Gli extracomunitari che protestano perché... Ah sì, non gli davi il money pocket, se non glielo danno. Il money pocket. E certo, siamo sotto l'influenza della cultura inglese, si chiama money pocket. Concludiamo questa importante considerazione. Jean de Poche si chiama. Prima eravamo... Francesofoni, adesso... No, la Jean de Poche è fai settimane una pocket. Finiamola con money pocket, 900 euro al mese tra io, i money pocket. Sì. No, si parlava di quel famoso euro e mezzo al giorno. Sì. No. Da spendere dentro, da buttare in quel bar di da buttare di un altro. Ah, no. Da buttare regolarmente. Devi spendere lì dentro. Oh, Giorgio, qui è avanti, sì. La gente si stufa. No, sì, no, chiudo con questo qui perché è importante stabilire cos'è la mediocrità. Lulu. Zitta, bassa. Basta. Non ci sono dunque che due vie aperte. O l'arruolamento volontario come ho fatto io quel giorno, la diserzione.
Ma la diserzione ti può riuscire fatale. Una tua nota di originalità ti può rendere irreparabilmente antipatico. E il tuo valore come artista, come professionista, come guerriero, come erudito, non ti salverà dall'espiare la colpa di non esserti voluto iscrivere alla Lega dei Mediocri. La Lega dei Mediocri ti farà pagare due cose: la piccola originalità e la tua grande fortuna. Il processo di Oscar Wilde insegni. La sua originalità gli ha scatenato addosso l'opinione pubblica. Felice di vendicarsi del suo imperdonabile trionfo. Ho sempre paura, diceva l'editore Harris, amica di Oscar Wilde, quando un grande poeta o un grand'uomo dà alla mediocrità con le sue piccolezze l'occasione di punirlo della sua grandezza. Quando si fa appello al giudizio medio, è la mediocrità quella che è sempre vittoriosa. Apparentemente essi vi puniranno per i vostri errori, ma nel loro cuore vi puniranno per il vostro genio. Se nel capitolo precedente ti ho insegnato a non essere come tutti gli altri, in coscienza devo consigliarti, per la tua tranquillità, di essere come tutti gli altri. Quando si vive in una società di cretini, bisogna adottarne usi e costumi. È chiaro? Purtroppo è così. Un noto ministro, di cui parlavamo poco prima, insegni, perché l'esempio e lo esempio conclusivo è proprio questo. Qui ci sono dei ministri, ex ministro, ci sono dei ministri che pure li hanno pure carcerati, che incontrano il consenso popolare proprio perché sono stupidamente, cretinamente delinquenti e malafede. E questi, la maggioranza degli italiani, in queste persone si identifica.